siete i nostri fratelli e sorelle maggiori nella fede. È l'omaggio di Papa Francesco alla comunità ebraica durante la visita alla sinagoga di Roma. No a ogni forma di terrore, all'antisemitismo, ha detto Bergoglio, che ha ribadito come fede e violenza siano incompatibili. Tre contactor americani rapiti a Baghdad mentre 300 persone sono state trucidate dall'ISIS in Siria dopo l'assedio a Deir ez-Zor. Caduta la città, gli uomini del califfato avrebbero preso in ostaggio anche 400 civili. Nell'attacco jihadista in Burkina ha ucciso anche un bambino italiano di 9 anni mentre un razzo è caduto vicino all'ambasciata italiana a Kabul. Unioni civili anche per il Quirinale. Il testo Cirinnà corre il rischio di essere giudicato incostituzionale. Il governo è pronto a emendamenti che evitano equiparazioni tra coppie di fatto e matrimoni già vietati da una sentenza della Consulta del 2010. Intanto i vescovi italiani applaudono al Family Day, manifestazione necessaria. Calcio: alla fuga del Napoli risponde la Juventus che con la 10ª vittoria consecutiva è a 2 punti dai partenopei. Il Milan risorge battendo la Fiorentina, male la Roma anche con Spalletti. Bufera sul tennis, la BBC denuncia combin sospette anche tra i campioni e nei maggiori tornei. ...7.31 in questo momento, una buona giornata dal telegiornale che apriamo ripercorrendo la visita di Papa Francesco ieri al Tempio Maggiore, la Sinagoga di Roma. Visita importante che arriva 30 anni dopo quella storica di Giovanni Paolo II, accolto dal rabbino Elio Toaf. Grandissimo l'affetto dimostrato nei confronti di Papa Francesco, che ha ricambiato usando la formula che utilizzò proprio Giovanni Paolo II, rivolgendosi ai suoi ospiti e definendoli sorelle, fratelli maggiori. 30 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II e 6 anni dopo quella di Benedetto XVI, Papa Francesco ha varcato l'ingresso della Sinagoga di Roma, il tempio di coloro che il Pontefice ha definito i nostri fratelli maggiori e le nostre sorelle maggiori nella fede. Un'accoglienza, quella del rabbino capo di Segni e di tutta la comunità ebraica romana, calorosa e cordiale, che dopo i passati contrasti ha ribadito la vicinanza e l'inscindibile legame che unisce cristiani ed ebrei. Per il rabbino capo questa visita è decisamente il segno concreto di una nuova era, anche perché, ha spiegato Di Segni, secondo la tradizione giuridica rabbinica, un atto ripetuto 3 volte diventa chasaka, consuetudine fissa. Una consuetudine è un gesto ancor più rilevante in un momento in cui, ha spiegato il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Renzo Grattegna, cristiani ed ebrei sono costretti a difendersi da spietati nemici, violenti e intolleranti, che stanno usando il nome di Dio per spargere il terrore. All'unità ha fatto appello anche Papa Bergoglio, unità necessaria in un'epoca di estremismi religiosi che seminano terrore. Il Pontefice ha chiesto che non siano mai dimenticati gli orrori della Shoah, una lezione perenne per il presente e per il futuro, e al suo commosso saluto rivolto ai testimoni della Shoah ancora viventi, presenti in prima fila nel Tempio, tutto l'uditorio si è alzato in piedi per applaudire. E però purtroppo invece proseguono le guerre in nome della religione. Il bilancio dell'attacco dei guerriglieri ISIS al ristorante cappuccino di Ouagadougou in Burkina Faso, avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, è di 29 vittime, 7 ancora devono essere identificate. Purtroppo però invece c'è la conferma, è arrivata ieri ufficiale, che una delle vittime, la più giovane, aveva solo 9 anni, è un bimbo di origine italiana. La conferma ieri dalla Farnesina, venerdì scorso, nel corso dell'attacco terroristico nella capitale del Burkina Faso, ha perso la vita il piccolo Michel Santomenna, 9 anni. Il bambino è l'unica vittima italiana tra le 26 del raid terrorista. Misha, come veniva chiamato da tutti, era il figlio del proprietario del locale, il Cappuccino Café, obiettivo dei miliziani di Al-Qaeda per il Maghreb islamico. Un crimine orrendo, ha dichiarato il ministro degli esteri Gentiloni,
Non ci sono parole, ha detto il Presidente del Consiglio Renzi, da padre prima ancora che da premier, per esprimere il dolore per questa morte, quella di una giovane vita recisa dall'odio. E di morte orrenda ha parlato anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Una morte, ha detto, che dimostra una volta di più come l'obiettivo del terrorismo fondamentalista sia quello di distruggere ogni regola di civiltà e il senso dell'umanità. L'obiettivo dei terroristi di colpire quante più vittime straniere possibile è stato raggiunto. Le vittime dell'attacco sono di 18 nazionalità diverse, tra queste anche due francesi, un olandese, uno statunitense, due svizzeri, sei canadesi. Parigi ha inviato sul posto una squadra di investigatori, anche la magistratura francese ha aperto un'inchiesta. Al-Qaeda, per il Maghreb islamico, nella sua rivendicazione aveva parlato di una vendetta contro la Francia. Intanto a Kabul due guardie afghane sono state ferite da un razzo che è stato sparato dai talebani vicino all'ambasciata italiana. L'ambasciatore Luciano Pezzotti ha dichiarato: non ci sono motivi per ritenere che l'attacco fosse contro di noi. E andiamo intanto invece a vedere che cosa è successo questa notte negli Stati Uniti. C'è stato quello che probabilmente sarà l'ultimo dei dibattiti fra i candidati alla presidenza democratica, Hillary Clinton in testa. L'accordo tutto sommato c'è stato comunque fra i contendenti nel dire, a proposito delle guerre, che non ci sarà mai un intervento diretto di uomini in Siria, cosa che invece non sta avvenendo peraltro in Iraq, si è parlato anche delle sanzioni all'Iran, perché come sapete di fatto ormai sono state completamente tolte, ma ieri c'è stato una puntualizzazione del Presidente degli Stati Uniti Obama, che ha detto però che non è che la guardia verrà abbassata, anzi. A febbraio si comincia con Iowa e New Hampshire, un paio di settimane, e partirà la lunga marcia delle primarie democratiche per la scelta del candidato alla Casa Bianca. E ieri nell'ultimo faccia a faccia in TV tra i tre concorrenti, Hillary Clinton e Bernie Sanders a Charleston in South Carolina hanno definitivamente rubato la scena a Martin O'Malley. Sarà dunque tra l'ex First Lady dell'amministrazione Clinton, 68 anni, e l'anziano senatore 74enne del Vermont, il duello vero. Un dibattito finito in parità, senza scontri accesi e toni troppo polemici, uno stile prudente scelto dai rivali in vista dei primi verdetti nel partito, con Clinton che secondo i sondaggi rischierebbe molto già nelle prime due consultazioni. In sintonia sui temi di politica estera, Siria, Iraq, Iran, e soprattutto in economia che i programmi si dividono, con Sanders più idealista e a sinistra e Clinton più pragmatica e posizionata al centro. Il primo attacco è il suo, con l'accusa al senatore di aver votato in passato la legge che garantisce l'impunità ai costruttori di armi e riduce i tempi dei controlli su chi le acquista. Sanders è costretto a promettere che d'ora in poi sosterrà leggi più severe. Ma i due si dividono in particolare sulla sanità e la riforma dell'Obamacare. Clinton la difende, per Sanders non basta e bisogna andare oltre, garantendo a tutti gli americani l'assistenza che è, ha detto, un diritto e non un privilegio. Anche per il fisco le posizioni sono diverse. Il senatore chiede più tasse sui redditi alti e critica Clinton per accettare contributi dal mondo della finanza. Lei gli rimprovera l'appoggio alla deregulation dei mercati finanziari. D'accordo invece sull'Iran, la cancellazione delle sanzioni dopo l'intesa sul nucleare civile va bene, ma bisogna restare in guardia con il governo di Teheran. Sul conflitto siriano l'unica strada per tutti e due è la diplomazia e la lotta al terrorismo, ma senza interventi da terra. E sul tema dei musulmani americani l'ex First Lady ha attaccato duramente la proposta del repubblicano Trump di bandirli dal paese. Sono la nostra linea di difesa migliore contro il terrorismo, ha detto Clinton. Certi commenti sono non solo vergognosi ma anche pericolosi. E allora torniamo in Siria per vedere insomma che conferme ci sono a questa notizia circolata già nella serata di ieri di un attacco alla città di Deir ez-Zir e soprattutto dell'uccisione di 300 persone e il rapimento di altre 400. Le cifre sono, non sono confermate, ve lo diciamo subito, ma qualcosa di grave davvero è successo in quella città.
Dopo il sanguinoso assalto, il rapimento di massa. Sono l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani e i media di Stato siriani a dare la notizia della strage di civili e militari avvenuta nella città siriana di Deir al-Zur da parte dei miliziani dello Stato Islamico, entrati nelle case dei quartieri controllati dal regime siriano. Almeno 400 le persone uccise, ma su questi numeri altre fonti esprimono forti dubbi, così come non ha ancora trovato conferma la notizia sul numero di persone sequestrate nei sobborghi a nord della città. 400 tra donne e ragazzini sarebbero stati portati a Raqqa, la capitale del califfato islamico. Quella di Deir al-Zor potrebbe essere la strage più efferata del califfato, già responsabile di atrocità, stupri ed esecuzioni di massa. È dalla fine del 2014 che la città è assediata dai miliziani di al-Baghdadi, mentre i fedeli del presidente Assad mantengono sotto controllo alcuni quartieri. Gli jihadisti avrebbero attaccato con kamikaze e poi il feroce assalto via terra. È intervenuta l'aviazione di Damasco con bombardamenti, mentre aerei russi avrebbero paracadutato viveri per gli abitanti, stremati dall'assedio. Per l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, l'ISIS controllerebbe il 60% della città. Gli abitanti non hanno cibo, medicine e aumentano i casi di persone che muoiono per malnutrizione. Ieri sera, intanto, da Baghdad è arrivata la notizia che le autorità USA hanno perso i contatti con 3 americani nella città, che lavoravano come istruttori militari. Si teme siano stati rapiti. Allora, parliamo di unioni civili adesso, veniamo all'Italia, quindi, perché sapete, probabilmente c'è un problema che non ha niente a che vedere con l'adozione del figlio del partner, come si era creduto fino a questo momento, perché di questo si era polemizzato. Adesso la questione riguarda invece proprio la possibile equiparazione al matrimonio. I costituenti tennero presente la nozione di matrimonio, che stabiliva che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. Può bastare una frase, un semplice promemoria su una sentenza, considerata, ricordiamo, un precedente autorevole ma non vincolante da noi, per raffreddare improvvisamente tutte le speranze dei sostenitori della legge sulle unioni civili? La risposta è sì. Sì, perché a chiedere di ricordare non è stavolta la Chiesa, che pure si fa sentire con il cardinale Bagnasco. Il concetto è: ci sono cose più importanti cui pensare, né tantomeno uno dei tanti parlamentari contrari al provvedimento, ma il Quirinale, anche se dietro la Consulta. Per giunta un Quirinale segnalatosi finora per la distanza assunta dalle varie iniziative intraprese dal governo, a cominciare dall'Italicum. Nell'anticipazione fornita oggi da Repubblica il nome di Mattarella non compare, ma a subire per una volta una smentita sembra essere proprio quel silenzio giudicato da alcuni osservatori il tratto caratteristico del successore di Napolitano. E così, a una dozzina di giorni dal Family Day, la manifestazione anti-unioni civili prevista per il 30 di questo mese a Roma, il fronte a favore si ritrova a dover correre ai ripari. E non sul punto tanto contestato degli ultimi tempi, l'ormai famosa stepchild adoption, ovvero la possibilità da parte della coppia di adottare il figlio di uno dei due, ma sulla parola che del testo si può definire il cuore oscuro, quella di matrimonio, sulla quale si erano d'altronde concentrate le iniziali polemiche, prima che il problema dell'adozione ne prendesse il posto. A poco o forse a nulla sembra essere così servita la sostituzione adottata in commissione dagli estensori del testo da matrimonio a formazione sociale specifica, nonostante la precisazione arrivata subito dalla Cirinnà, che del testo è la relatrice. Non si parla di matrimonio, dice lei, infatti. Più realisticamente, Zanda, capogruppo al Senato del PD, il partito più diviso al suo interno sulla questione, ora dice che le modifiche mireranno a ridurre i rimandi agli articoli del Codice Civile sul matrimonio. Basterà? Vedremo, il 28 si va in aula, intanto continuano le polemiche che riguardano anche il fronte dell'immigrazione con la possibile chiusura delle frontiere da parte della Slovenia. Ieri ha parlato a questo proposito anche il ministro dell'Interno Alfano. Sembra uno strano balletto dall'Austria, l'Italia, e il ritorno forzato non fosse che su questa andata e ritorno di persone in fuga da guerra e fame si giochi una parte importante del futuro dell'Europa. Stazione ferroviaria del Tarvisio e controlli sui migranti che nelle nuove rotte attraverso i Balcani in cerca del nord dell'Europa passano la Slovenia e poi finiscono in Austria, dove vengono respinti e cercano strade alternative attraverso il nostro paese. Circa 200 persone da inizio gennaio sono state fermate e rispedite in Austria, dove un paio di giorni fa il cancelliere
cancelliere Faymann ha annunciato di voler sospendere unilateralmente il trattato di Schengen. Ad oggi però nulla è cambiato. Pakistani, afghani, siriani per la maggior parte, uomini, cercano attraverso treni addirittura a piedi sull'autostrada di passare i blocchi. La decisione ancora non attuata della sospensione di Schengen ha innescato immediatamente un vespaio di polemiche politiche. Ieri a fuori onda sulla 7 le parole del ministro Alfano, che ha ribadito la sua posizione: non si possono chiudere le frontiere a prescindere senza conoscere la nazionalità di chi chiede aiuto. Io chiedo che partano subito i rimpatri e che sugli immigrati l'Europa abbia la forza di organizzare un sistema di rimpatrio degli irregolari come deve avere la forza di accogliere quelli che scappano da guerre e persecuzioni. Cioè il sistema dei rimpatri e delle espulsioni che precedono i rimpatri deve funzionare. Questa è, dal mio punto di vista, una posizione concreta. Non respingere a ogni costo, quindi, ma aumentare i controlli di chi arriva soprattutto attraverso le nuove frontiere della migrazione, quello certamente sì. Documenti vengono chiesti a chiunque tenti di attraversare i valichi, in special modo attraverso la rete ferroviaria. È il momento di parlare di sport, o meglio di combina all'interno dello sport, e in questo caso del tennis, perché ci sarebbe un sospetto di scommesse illegali anche per questo sport, che riguarda fra l'altro le partite ai massimi livelli, compreso Wimbledon. Lo riferisce la BBC e il sito BuzzFeed News, un sito statunitense, secondo cui negli ultimi 10 anni 16 giocatori classificati nelle prime 50 posizioni dell'ATP sono sospettati di aver perso volontariamente alcune partite. Tutti questi atleti, tra cui ci sono anche vincitori di Slam, hanno avuto comunque l'autorizzazione a continuare a giocare. I documenti ottenuti dalla BBC evidenziano la presenza di cartelli di scommettitori in Russia, in Italia del Nord, in Sicilia, che puntavano centinaia di migliaia di euro sulle partite che gli investigatori ritengono per l'appunto truccate. Dei match oggetto dell'indagine, 3 fra l'altro sono stati, come vi dicevamo, disputati a Wimbledon, e sarebbero 8 invece gli atleti nel mirino che sono attualmente impegnati negli Australian Open. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Intanto ci occupiamo del nostro campionato di calcio. La risposta della Juve all'attacco del Napoli è stata spietata. A Udine è arrivata la 10ª vittoria consecutiva e bastato un tempo per demolire la resistenza friulana. Abbattuta dalla forza impietosa dei bianconeri, a segno 4 volte. 2 con Dybala, l'uomo dei sogni che ha riempito l'assenza di Tevez. Allegria nel mirino, il record di Conte che arrivò a 12 successi di fila. Ma quella squadra aveva il vuoto alle spalle, questa invece ha dovuto risalire la corrente contraria. E ora davanti c'è solo il Napoli a 2 lunghezze, dietro tutte le altre. L'Inter è distanziata di 2 punti, la Fiorentina di 4, battuta nel posticipo di San Siro da un Milan in netta ripresa. Il gol del vantaggio è un gioiello del colombiano Bacca all'alba di un primo tempo equilibrato. Ripresa caratterizzata dalla reazione sterile dei Viola, tanto possesso palla, poche conclusioni. E invece il Milan a colpire ancora con Boateng, condannando la squadra di Paolo Sosa alla 2ª sconfitta consecutiva. Non decolla la Roma, fermata all'Olimpico dal Verona, una gara che ha detto che era in errore chi pensava che sarebbe bastato l'addio di Garcia e l'arrivo di Spalletti a risolvere tutto. Così non è stato. L'illusione giallorossa accesa dalla rete di Nainggolan è stata spenta dal rigore di Pazzini. È mancata precisione, soprattutto nel momento di concretizzare. Dzeko è la fotocopia sbiadita del giocatore che fu. 3 gol in appena 16 apparizioni, una rete ogni 421 minuti. Numeri tristi. Il resto della giornata ha raccontato il pareggio con gol tra Chievo e Empoli e soprattutto quello tra Bologna e Lazio. La squadra di Pioli è andata sotto di 2 gol, trovando la forza di reagire, dimostrandosi ancora una volta vulnerabile dietro, ma efficace in avanti. In coda il Genoa ha asfaltato il Palermo, mostrando spettacolo e gol, ottenendo la 2ª vittoria consecutiva, così come il Carpi, che ha battuto la Sampdoria e scavalcato il Frosinone, mettendo nel mirino il Palermo quart'ultimo. E adesso invece andiamo a dare un'occhiata allo sci, perché ci sono state grandi soddisfazioni per i nostri atleti. Sabato il poker di successi stagionali nella prova individuale, ieri il trionfo nella gara di coppia. È stato un weekend storico per Federico Pellegrino, lo sprinter del momento, come testimonia la sua leadership nella classifica iridata di specialità. Dopo essere diventato il fondista azzurro più vincente in Coppa del Mondo, il 25enne poliziotto valdostano ha concesso il bis sulla pista slovena di Planica, trascinando il compagno di staffetta Dietmar Nöckler verso un'impresa che all'Italia sfuggiva dal lontano 2006. Domenica colorata d'azzurro anche nello sci alpino, dove riportiamo 2 atleti sul podio dello slalom speciale.
A Wengen, Giuliano Razzoli e Stefano Gross hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto, preceduti sulla pista svizzera soltanto dal dominatore dei pali stretti, il norvegese Christoffersen. Stesse soddisfazioni dal gigante femminile. Sotto la neve austriaca di Flakau, la nostra Federica Brignone ha recuperato dalla quinta posizione di metà gara, finendo terza e con il quarto podio della stagione. Per la milanese figlia d'arte, un'altra giornata positiva, completata dagli incoraggianti piazzamenti delle sue compagne di squadra. Tre di loro sono arrivate tra le prime otto: Nadia Fanchini, Francesca Marsaglia e Manuela Mölg. Sono le 7.50, è il momento di ridare la linea a Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo, poi c'è Gaia Tortora con Omnibus e poi invece noi ci fermiamo perché riprendiamo domani mattina a partire dalle 6:30. Voi come sempre arrivate quando volete. Buona giornata.